In promozione la sfida tra le seconde in classifica vede vincitrice la formazione locale del Pietracute che, in virtù del contemporaneo pareggio del Duca Ribelle, si issa alla testa del campionato. Nel riscaldamento si infortuna il portiere Claudio Balducci, così che Frignani deve affrettare il rientro di Lasagni. La prima occasione la conquista però Bomber Fratti con una giocata d'esperienza. Al secondo ruba palla dai piedi Orlando, ma il sorrasato era angolata viene respinto dall'attento Cesaretti. Gli ospiti si rendono pericolosi al sesto quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Pirazzoli prova il sinistro da fuori area, ma la palla sorvola alla traversa. Ancora il Cotignola pericoloso poco dopo la mezz'ora con la conclusione di piatto di Paganelli, che spreca malamente una bella azione di velocità sviluppatasi sulla sinistra. Il Pietracuta si difende e Sornione e colpisce nel momento giusto al 37esimo quando Lelai spedisce al centro area un corner sul quale si avventa l'ex Nova Fete Sebastiani, battendo imparabilmente Cesaretti. Il vantaggio ottenuto galvanizza il rossoblù, mentre il Cotignola si disunisce. Nei finali di frazione, infatti, Pietracuta sfiora il raddoppio con la conclusione ravvicinata di Fratti, che non inquadra i bersagli. Nell'intervallo entrano in campo per accogliere l'applauso del numeroso pubblico le formazioni giovani del Pietracuta, piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti ed allievi. Tutto all'insegna del divertimento, perché il calcio, dopo tutto, è anche questo. Giovani che guardano i propri miti, i miti quelli della prima squadra. La partita riprende come era terminata, con il rossoblù di Frignani alla ricerca del raddoppio che arriva puntualmente al 56esimo. Sebastiani raccoglie un rilancio della difesa e gira sulla destra per Bomber Fratti. Il centravanti pietracutese prima si allarga ulteriormente, poi si accentra lungo la linea di fondo dove trova un pertugio impossibile tra il palo e le gambe del sorpreso Cesaretti. 2-0 e gol davvero centravanti, ma Cesaretti sicuramente non è esule da colpe. La rete del doppio vantaggio mette in ghiaccio la vittoria dei locali, che di fatto non rischiano più nulla fino alla fine. Dalle parti di Lasagni arrivano solo un tiro dalla distanza di Serra al 62esimo, facilmente parato, ed un colpo di testa di Orlando all'87esimo su un corner proveniente dalla destra che non sorprende l'abile Balducci. Il Pietracuta ora riprende a sognare e le dichiarazioni del DS Conti varranno ancora? È stata fatta una squadra per salvarsi, ma se la salvezza significa essere al primo posto, allora, signor Conti, lei è proprio un Conte.